Il giorno dopo Fiorentina-Verona, ma anche l'antivigilia di Europa League, tanti temi questa sera dall'amarezza di Firenze per la sconfitta di ieri in una partita terminata tra gli applausi della curva Fiesole e i fischi del resto dello stadio, al conto alla rovescio verso la Dinamo. Di oggi gli accertamenti di Babacar che hanno evidenziato una lesione di secondo grado e dunque 6 settimane di stop per il giocatore, tanti temi. Ben ritrovati a Viola Express e ben ritrovato a Cristiano Puccetti. Grazie Erika, ben ritrovata a te e un saluto a tutti i nostri telespettatori. Michela Lanza. Ciao Erika, buonasera a tutti. Luigi La Serpe. Buonasera. Una rappresentanza del Viola Club da Verrazzano con il presidente Marcello Mammoli. Buonasera. E anche il tesoriere. Sono il vicepresidente. Ah, vicepresidente, Piero Masieri. Allora ti avevo delegato ad un ruolo minore. Chiedo umilmente scusa. Sì, va bene, sei perdonato. Tra l'altro, diciamolo subito, gli unici, credo, tifosi Viola che hanno partecipato negli ultimi 25-30 anni, dal 69 di più allora, a tutte le trasferte europee tranne una. Giusto? Saltate una. No, Marcello. Quindi c'è qualcosa. Parliamo con il microfono, parliamo soltanto con il microfono. No, si parla di trasferte tutte, senza Marcello, Mammoli tutte. Solamente una non l'ho vista, ho avuto la fortuna di non vederla alla televisione perché non mi sarebbe piaciuto, l'ho vista, l'ho sentita nemmeno perché era un aereo, l'aereo mi ha fatto 6 ore di ritardo, solo l'aereo vorrei affermare, se no non c'era, perché ho sempre detto... Per soldi qual era? È la di Londra. Ah già, la sfortunata trasferta. Poi mi sono rifatto a Kiev, sono arrivato il giorno prima, sono andato allo stadio 2 ore e mezzo prima, erano ancora aperti i cancelli, chiusi i cancelli, e Guetta mi ha visto, dice che aspetti, sì, ho paura di fattarti. Quindi moralmente avessi visto anche questa. Sì. Stiamo parlando di Tottenham Fiorentina. Sì. No, sì. Perché, Londra Tottenham Fiorentina. Ci sarebbe qualche squadretta in più oltre Tottenham. No, in cui comunque voi eravate tra i tifosi, eravate là, però ha fatto talmente tante ore di ritardo l'aereo, sì, che non siete riusciti. Noi eravamo un gruppo di 71 persone, pento un pochino, però fortunatamente qualcuno, pochi, ma sono andati via il giorno prima. E poi 3 o 4 persone sono riuscite a mandarli su un aereo così imboscati e hanno visto la partita. Quindi ne avete persa una, non per causa vostra, ecco, no. La volontà era di guardare, di essere presente, sì, pure a quella gara. E non vorrei mai mancare, spero di vedermi presto, spero. Torniamo però alla partita. La divagazione, ma era per spiegare, certo, il curriculum, perché mi sembra si presenta giusto il palmarès del Viola Club. Dovrei comprare il biglietto per Varsavia, allora. Vero? Dovrei comprare il biglietto per Varsavia. Non lo faccio mai, ma ci sono. Pescaramanzia, Marcello Mammoli. No, pescaramanzia, perché lo faccio sempre, perché non vado da solo, e devo anche interpellare le persone, e certo, vado sempre con un grande seguito. Penso, io così a occhio, che certe persone ce l'avrò oltre a me. Bene. L'ho fatta anch'io con loro. Ma con guarda, il Club del Verrazzano. Penso a Firenze tutti l'hanno fatta. Una, mi ricordo il 3-3 di Torino con la Juve il 6 gennaio del 2001. Ah, sento quello. Ma quello. Com'è Marcello Mammoli a vedere la partita? È uno di quegli scalmanati? Eravamo un po'... Poi io ero da un'altra parte a vedere la partita allo stadio, però in pullman facevamo quella trasferta tutti insieme, poi andammo al casinò la sera a San Vincent. Bello. Una bella trasferta. Beh, poi bello, poi 3-3, ricordi, bello. Che è la lanza del Viola Club. Torniamo però alla gara di ieri, soprattutto in vista poi della gara di giovedì di Europa League contro la Dinamo Kiev. Ieri è finita con una sconfitta tra gli applausi della curva Fiesole però e i fischi della maratona e della tribuna. Cristiano. Sì, la curva Fiesole, diciamo, gli applausi che servivano per testimoniare alla squadra il fatto che avesse dato molto e stesse dando molto in questa stagione, il fatto che sia un auspicio per la resurrezione della Fiorentina, perché se ieri in una gamma da 1 a 10 era possibile sbagliare, Montella ha sbagliato 10 e quindi ha sbagliato completamente l'impostazione della partita, la formazione, la gestione dei cambi, i calciatori hanno sbagliato a loro volta l'impossibile da un calcio di rigore in giù, e quindi la Fiorentina si è giocata così, se qualcuno insomma ancora le nutrisse le residue speranze di arrivare in Champions League, o perlomeno, cosa altrettanto grave,
l'opportunità di tenere vivo un finale di campionato dove la squadra viola poteva anche dar vita ad una rincorsa in grado di far presupporre una volata in qualche modo con gli scontri diretti delle altre squadre, finire decorosamente la stagione. Speriamo che ci riesca tenendo in vita l'ultimo appuntamento e l'ultimo traguardo che le è rimasto, vale a dire l'Europa League. Michela? Io non sono d'accordo, come sempre, però poi alla fine fuori dalle nostre discussioni calcistiche andiamo anche molto d'accordo, Cristiano Puccetti, però in questo caso non sono assolutamente d'accordo. Non sono d'accordo sull'analisi della partita di ieri, perché al di là della delusione cosciente che c'è ancora, io credo che le spiegazioni che Montella ha dato per quanto riguarda la formazione messa in campo siano esaudienti, nel senso che lui ha detto testuali parole: ho mandato in campo la miglior formazione sotto l'aspetto psicologico e fisico. Questo cosa significa? Soprattutto ha fatto riferimento all'età media di 32 anni dei giocatori quelli titolari. Più importanti. Poi comunque sia significa anche un'altra cosa, significa che molto probabilmente i titolarissimi, perché poi non ci dimentichiamo, voglio fare un elenco dopo dei titolari che c'erano ieri sera in campo, perché c'erano i titolari. I titolarissimi, se avessero preso parte alla partita ieri sera, probabilmente avrebbero avuto la testa a giovedì, probabilmente molti sono stanchi di una stagione estenuante, come ha ribadito Montella. Detto questo, io credo che tutti noi, tutti dall'inizio del campionato praticamente, sogniamo il terzo posto, ma fondamentalmente l'obiettivo numero uno rimane l'Europa League. Se Montella ieri avesse messo in campo una formazione top e la Fiorentina avesse vinto, poi giovedì avesse dovuto comunque rimettere in campo una formazione top, probabilmente qualcuno avrebbe storto la bocca. Perché? Perché comunque sia l'obiettivo principale è l'Europa League. Quindi mettiamoci anche un po' d'accordo su quello che vogliamo, cioè siamo un po' più coerenti. Poi volevo dire un'altra cosa. Queste famose riserve, secondo me le riserve vere ieri sera erano tre su undici, mi riferisco a Rosi, inguardabile, e poi Lazzari e Girardino sono stati i migliori in campo, guarda caso, quelli che avevano voglia di dimostrare, quelli che non avevano, che sanno di non poter giocare giovedì. Poi per il resto posso chiamare riserva Basanta? Posso chiamare riserva Pasquale, Badel che sta giocando titolare da gennaio? Posso chiamare riserva Aquilani e Tomovic che comunque contano 30 presenze stagionali? Diamanti che comunque molti volevano in campo titolare a Napoli? O con la Juve? Insomma, secondo me molti non sono riserve, fanno parte di quei 16, 17, 18 titolari che Montella ha fatto ruotare quest'anno. Alla base di tutto ciò... Credo che ieri sera la Fiorentina abbia dominato la partita e abbia sbagliato un calcio di rigore fondamentale, quarto. 4 su 4 sbagliati in campionato. 4 su 4 decisivo. E purtroppo, come ha detto Montella, ha subito nell'ultimo quarto d'ora 4 contropiedi, due dei quali partiti da un errore di Salah. Perché questo nessuno l'ha detto. Luigi? Sì, sono... più d'accordo con Michela che con Cristiano, perché di là che la Fiorentina sta facendo una stagione di un certo livello e non era una cosa automatica, anche perché inizialmente c'erano molte perplessità. L'inizio di campionato della Fiorentina è stato un inizio di campionato un po' balbettante. Poi è arrivato l'effetto Salah che ha ridato un po' di energia, comunque tanto entusiasmo all'interno dello spogliatoio, e ci siamo ritrovati non per grazia ricevuta ma a giocarsi una semifinale di Coppa Italia, poi gestita in una maniera non proprio perfetta, abbiamo visto come è andata a finire, e ci siamo trovati anche a correre per il secondo posto, perché cioè, ieri la Fiorentina se vinceva andava a 6 punti dal secondo posto, perché sia la Roma e la Lazio hanno gli stessi punti, quindi alla fine era anche per il secondo posto. Rimaniamo a 9 punti, non è impossibile, i numeri ci dicono che non è impossibile, anche perché gli avversari della Fiorentina nelle prossime partite chiedo sono... intanto alla regia mentre parli di mettere la classifica in grafica così che l'abbiamo di supporto. Sì, nelle prossime partite la Fiorentina affronterà il Cagliari, la Juventus, il Cesena, l'Empoli, il Parma, il Palermo e il Chievo. Io credo, tolta la Juve,
dove in teoria ci potrebbe essere anche una sorta di, tra virgolette, vendetta, sono tutte squadre più che abbordabili per questa squadra. E quindi ancora non è finita, secondo me, c'è ancora da combattere. L'appuntamento di giovedì è fondamentale per la stagione della Fiorentina, perché comunque andare in semifinale di Coppa UEFA, di Europa League, scusate. No, siamo a Coppa UEFA una volta. è fondamentale per questa squadra, perché vorrebbe dire aver fatto uno scalino in più. Torno indietro alla partita con la Juventus. Se la Fiorentina avesse battuto la Juventus, o avesse raggiunto comunque la finale, e avesse quindi magari pareggiato o vinto con il Napoli, sarebbe entrata giustamente tra le squadre top di Europa, perché dopo aver fatto un grande marzo, avrebbe fatto bene anche aprile, e sarebbe per forza di cose tra le squadre migliori del campionato, dei campionati europei. Ancora quel piccolo salto manca, ma ricordiamoci anche che noi abbiamo un allenatore che è in quarta elementare, cioè è il quarto anno che allena una squadra di Serie A. C'ha una piccola esperienza Cristiano con la Roma, e l'ha detto che fece poi nulla, insomma, ma lasciamo perdere. Poi c'è Catania e poi 3 anni alla Fiorentina. In linea teorica per lui è tutto nuovo. Ha fatto riferimento a questo anche ieri, ieri sera l'ha detto. Sì, sì, ma non voglio essere di spiegazione, però... È come se lui stesse crescendo insieme alla squadra. Cioè, è un percorso che la Fiorentina sta facendo insieme al proprio allenatore e il proprio allenatore insieme alla Fiorentina. E mi sembra un percorso che in questi 3 anni, a parte qualche svarione che c'è stato quest'anno e che probabilmente ci potrà essere ancora, secondo me sono 3 anni alla quale alla Fiorentina non si può dire niente. Ma proprio niente, perché io sfido chiunque a venire a Firenze a prendere una squadra, il primo anno a non andare in Champions League, sappiamo tutti perché, il secondo anno... Squadra nuova, Esatto. Secondo anno arrivare in Europa League, essere buttati fuori dalla Juventus e arrivare in finale di Coppa Italia, sì, sì. E arrivare quarto per la seconda volta consecutiva. E quest'anno senza Pepito Rossi per tutta la stagione, non come l'anno scorso per mezza stagione, ma per tutta la stagione, senza Gomez o comunque a metà servizio, per i primi 2 mesi senza Gonzalo Rodriguez, senza Pizarro, senza Cuadrado, perché hanno fatto i primi 2 mesi sono stati... diciamo al di sotto, molto al di sotto delle loro possibilità. Insomma, io credo che più di così si possa dire poco. Intanto la regia propone, insomma, la copertina del tuo libro. Sì, che domani non comprerà nessuno, però magari spero a fine stagione la possa non comprare. Certo. Perché no, vorrà dire che magari la stagione è finita. Se uno si può ricordare una bella stagione, un periodo positivo della Fiorentina, lo compra, perché insomma, come Montella mi sembra... Purtroppo andiamo tutti un po' troppo dietro a quello che è il risultato del momento e ci si dimentica quello che è stato fatto in precedenza e nel momento Montella non piace troppo. Cristiano? No, noto che la domanda è cambiata, cioè siamo partiti a valutare la sconfitta di ieri sera e poi siamo andati a valutare la stagione, poi della stagione di Montella. Sì. Quindi se poi io ho valutato anche la sconfitta ieri sera. Esatto, infatti mi sono segnato alcune cose e vorrei contestare. Se poi mi chiederai una valutazione, sono molto in linea con quello che sostengono loro, certo. Cioè che si tratta di un allenatore eccellente, in una stagione molto buona fino a questo momento, direi ottima per i risultati e per il progresso di crescita che ha fatto la squadra, che ha vinto su campi dove generalmente stava anche 18-20 anni senza vincere, e ha compiuto uno scatto mentale notevole che potrà servire moltissimo nel futuro, che mi auguro sia non per un anno ma per 4-5 anni con Vincenzo Montella, così tolgo, diciamo, tutte la patina di accuse che si poteva pensare nascondesse la mia analisi di ieri sera. Detto questo, tornando a ieri sera, sai, prima c'era l'idea di, in queste situazioni, le squadre come la Fiorentina andavano in campo, si mandavano in campo i titolari, si chiedeva a loro di produrre il massimo sforzo nell'ambito dei 45-60 minuti in modo di assicurare, aggredire subito la partita, e poi 2 o 3 di loro venivano fatti riposare. Poi è stato necessario introdurre il turnover, perché le partite sono diventate ogni 2 o 3 giorni, quindi è stato necessario introdurlo, e ci sono delle storture rispetto al turnover. Per esempio quella di ieri sera è stata un'esagerazione del turnover, perché ha ragione Michela a dire che i titolari in fondo erano almeno 7-8 undicesimi, ma se tu metti, diciamo, dei titolari o delle seconde linee, dei non titolarissimi,
più ci metti tre riserve che azzoppano totalmente la squadra, per esempio, io non so, poi ognuno la vede a modo suo, non credo che Lazzari è stato un trascinatore eccezionale, ha avuto un'occasione in area di rigore, tra un po' prende in faccia il fotografo che stava a 10 metri dall'area, cioè un rigore in movimento, sì, ha fatto del movimento, ha fatto qualcosa, è stato l'unico giocatore... a mettere un paio di palloni nel mezzo come si deve, sì, no, anche dei cross di Pasquale che non sono stati recepiti, per esempio, cioè sicuramente meglio di alcuni altri, ma devo dire non è che è stato trascinatore Lazzari, rientrava in campo, dove che senso ha mettere uno come Lazzari e uno come Rosi, giocatori palesemente inadatti a livello della Fiorentina, in campo in una partita che può essere, che può essere decisiva, cioè, ma come, cioè, Luigi mi racconta degli avversari abbordabili la prossima stagione, della prossima, del prossimo maggio, ma Fiorentina è riuscita a battere un Verona che non aveva niente da chiedere al campionato, cioè, ma il calendario, cosa significa il calendario? Il calendario non vale niente se in campo ci vanno giocatori come Rosi, come Lazzari, come Girardino, e comunque ha conquistato anche, ma un calcio di rigore. Ma mi è giovedì a giocare per carità, Europa League. È sbagliata l'impostazione della cosa, cioè io avrei messo i migliori in campo, avrei chiesto 60 minuti a tutta velocità per cercare di agguantare i risultati, e poi sul 2-0 avrei tolto quelli più stanchi e avrei detto alla squadra di rallentare i ritmi. Per restare attaccato, cioè, al treno, insomma. Ma se Diamanti segna il rigore? Finisce tutto il discorso. Ci siamo a parlare noi. Ho capito, certo, ma noi, Luigi, ma non si può dire la Fiorentina se vinceva, se pareggiava con Napoli, se vinceva con la Juve. Se, noi ci dobbiamo, però non si può neanche dire se non giocava Lazzari. No. Se non si può neanche dire se metteva in campo una formazione diversa. È stata, purtroppo i fatti hanno dato torto a Montella, e quindi noi dobbiamo valutare. Continuo a non essere d'accordo, perché posso questo ha avuto il torto. Dopodiché concludo che la Fiorentina abbia dominato ieri sera. Allora, se per dominio si fa riferimento a possesso palla, questo è un discorso, ma che abbia dominato né in termini di occasioni né in termini appunto di tiri in porta, questo dominio è stato così. Il Verona non ha avuto un tiro così come voleva confermare o sostenere Michela. Il Verona non ha avuto un'occasione da gol fino a un quarto d'ora dalla fine. Nell'ultimo quarto d'ora, ho capito, nell'ultimo quarto d'ora ha avuto tre occasioni create e su tre contropiedi. Detto questo, 75 minuti, Fiorentina, quante ne ha avute? C'è stato anche un salvataggio praticamente quasi sulla linea. Ecco, un calcio di rigore. Girardino. Il tiro di Lazzari. Ma il tiro di Lazzari è accidente e preoccupazione. Si è preoccupato il fotografo. Tiro di diamanti. Non è uscito tanto quello di Lazzari. Il tiro di diamanti nel primo tempo. Sono tu l'hai visto? Deviato in angolo dal portiere. Sono 5-6 palle gol della Fiorentina pulite, senza considerare il calcio di rigore. Come tu dici, se avesse messo in campo un'altra formazione, io ti dico la migliore sotto profilo, la migliore di in assoluto. Ma cosa vuol dire il profilo psicologico? Ora però tu mi devi far finire di parlare. Parlatelo per volta. Mi dici la migliore. Tu chi sei per dire che è la migliore, quella che tu manderesti in campo? È come se tu facessi il pasticcere, io facessi il pasticcere e Montella mi dicesse: guarda, per fare questo dolce sbagli ingredienti. Ma cosa ne sa Montella? Idem, cosa ne sai te? Non li vedi tutti i giorni i giocatori? Non lo sai chi sta meglio, psicologicamente e fisicamente? Ma per quelli di ieri sera non mi sembrava che stessero benissimo. Ma nemmeno quelli che non hanno giocato. Tant'è che hanno perso in casa col Verona. Vabbè, potreste star qua due ore. Non sei mai il patrimonio dei Biscari. Ma se, sì, certo. Ma se tu fai realizzi il calcio di rigore, certo, tu vinci la partita. E oggi voi cari belli che contestate la formazione dite che Montella è un grande allenatore perché aveva intuito tutto. Certo, se avessi vinto. Allora tu mettetevi d'accordo col cervello. No, ma ha perso. Un po' di coerenza. Cosa vuol dire? Ha schierato i migliori dal punto di vista psicologico e fisico. Vuol dire che avevano più motivazioni dal di entrare in campo. Dal punto di vista psicologico, se uno è sereno, se ma c'ha... Puccetti, tu vuoi prendere in giro me e anche qualcuno. A me mi vuoi prendere in giro di sicuro, ma tra le righe si legge. E tu sei anche un giornalista importante e esperto. No, questo non e vuol dire niente, perché la mia opinione cosa vale vuol dire quella tua, vale quella di Marcello, vale quella che non vuol dire niente. No. Io sto portando ma le tesi alla mia tu ragione. No. Tu porti allora, le parlate le però uno per volta, nessuno. Perché altrimenti da casa non capiscono le tesi niente. La tua ragione. Tu vuoi travisare le parole di un allenatore, punto. Vabbè, no, dai, a me delle parole non mi interessa niente, a me interessano i fatti. Io ho visto la partita e la Fiorentina ieri sera ha perso col Verona ed ha fatto ridere, scusate, ha fatto ridere tutti.
fatto ridere. Addirittura. Allora, ha fatto ridere. Addirittura prendo io le redini della situazione. Ognuno ha la sua opinione. Andiamo quello però ad ascoltare anche l'opinione dei tifosi che Alessio Poggioni e Fabio Ferri questa mattina hanno incontrato a Firenze. L'umore di Firenze di quest'oggi. Vado a me, andata fermo. Allora, senti, l'hai vista la partita ieri sera? Purtroppo sì. Com'è andato? Male. Delusione, proprio una delusione. Poteva andare meglio, sinceramente poteva andare meglio. Tifoso della Fiorentina, lei? Fino a ieri sera andare a tifoso, ieri sera mi segnai proprio. Si fa troppa fatica a tirare in porta, come sempre. Diamanti può fare ogni cosa lui. Diamanti io non l'avrei neanche preso, sinceramente, poi. Poi all'ultimo minuto sono i sei polli e ci hanno fatto il mazzo. Quell'altro portiere a Bischero della Valle promette e poi è sempre peggio. Senta, giovedì come la vede in Coppa? Si spera. Che sa fare? Si spera, ma... Vista l'andata, che comunque loro hanno fatto poco, diciamo, rimango un po' ottimista, mettiamola così. Io credo allora che la Fiorentina passa il turno, ce la fa a passare il turno, per me sì. Senta, ma giovedì la partita me la vede, ci passa il turno? No, guardo, non la guardo, cioè, io stanotte mi sono addormentato alle 3:30. Ed è rimasta sullo stomaco? Lo stomaco. Si passa, dai, 2-1 si va avanti. E Montella, diciamo, ieri ha qualche colpa, come sempre quando la squadra perde, però ha fatto anche cose buone comunque, anche quest'anno. È un buon allenatore. E Montella andava bene prima, ora non può andare, se non comprano. Montella è bravo, molto bravo. Gli farei un contratto a vita a Montella. Quindi non è colpa sua? No, assolutamente no. Montella fa quello che può con quello che c'ha. Ultima domanda, meglio Gomez o Babacar? Cioè, se la domanda è riferita alla prossima stagione, sicuramente scelgo Babacar. Gomez. Per le prossime partite? E per le prossime partite? Là dell'infortunio di Babacar, non sappiamo insomma come starà, ma insomma se dovessi schierarlo giovedì? Giovedì forse darei fiducia a Gomez. Giovedì lo vedresti bene in campo? Sì, dai, nelle partite che conta c'è, dai. Io avevo puntato anche io su Gomez, però sono un po' delusa. C'è o non c'è, uguale? Non lo so. Non sempre, però c'è. Toni ne ha fatto 15 gol o 14, mi sembra. Uno potevano tenere a posto di Gomez. Gomez se li ha rottati. Il Bayer, se era buono Gomez, e non l'aveva dato via. Però è venuto a Firenze, si è rotto la prima volta, la seconda volta, e poi che ha fatto? E che ha fatto? L'andrebbe venduto a peso, lo dico io, ma venduto a peso per sfilare qualche lira. C'è il mercatino a San Donnino per la roba vecchia, l'aveva portata lì. Firenze dunque delusa per il risultato di ieri sera, ma Viola Club da Verrazzano invece cosa pensa? Ma a me mi piace sentire queste cose perché mi sento molto esperto, perché ho fatto presidente, allenatore, giocatore, che mi sento. Sicché capisco, prima di tutto capisco e comprendo i tifosi di ieri che erano arrabbiati. Però la considerazione dell'allenatore è molto diversa, è molto vicina all'analisi che ha fatto Michela. Perché voi parlate da giornalisti, ma l'allenatore ha un compito completamente diverso dal giornalista. Il giornalista vorrebbe mettere la squadra migliore in campo. Quello è un errore tecnico da allenatore, perché non si mette la squadra migliore, si mette i giocatori e poi si vede se il caso, come poteva essere ieri sera, si mettano dopo. Perché cosa fai? Levi i giocatori, li metti in campo? Perché si può fare a meno di giocatori forti e si può rischiare meno gli incidenti come è successo a Babacar. Se noi si era fatto il rigore, se noi si era fatto anche due gol che ci stavano, non venivano in campo questi giocatori e Babacar non si faceva male. Abbiamo una rosa di giocatori poi non competitiva come gli altri.
Una bugia che dice Montella quando dice questa partita è importante. È come le bugie pensate, o lo dicete voi giornalisti, che pensate al terzo posto. Ma questa squadra come fa ad arrivare al terzo posto con due squadre di Roma e il Napoli che ci hanno maltrattato, ma ci hanno maltrattato? Come si fa a superare? È una cosa solo giornalistica oppure un sogno? Un tifoso può sognare, ma la realtà non è questa. No, non si può pensare al terzo posto, scordiamoci. Invece si può puntare alla Coppa, perché abbiamo una partita, io l'ho vista, abbiamo dominato a Kiev. Se non si faceva il gol era molto complicata la partita, ma ora io mi sento molto in vantaggio. Se si passa il prossimo turno poi, la finale è sempre una finale, si può giocare con tutti. Anche una squadra meno dotata può anche vincere una finale, ma un campionato, arrivare terzi, ci vuole una rosa diversa, ancora non siamo in quelle condizioni. Montella è un bel allenatore, la critica di ieri a Montella è stata infinita e non è giusto, perché è facile fare la critica dopo, e prima bisogna pensare come si mette in campo la squadra, e prima l'unica cosa che ha azzardato in quei due giocatori non aveva mai giocato, Di Rose e Lazzari, l'unica cosa. Ma Girardino, se non avesse messo ieri sera Diamanti, se non lo metteva ieri sera, quando lo metteva Diamanti e Girardino? Quando lo metteva? Mai! Perché non sono in Coppa, deve mangiare per forza. Qual è il giocatore che poteva essere in alternativa? Solo quei due giocatori. Il resto ha messo la squadra che doveva mettere. Perché Boca Valerio, se pensa di fare giocare. Allora, sul discorso del terzo posto, ti dico Marcello, secondo me non era impossibile. No. E non lo penso neanche ora, perché le occasioni le ha buttate via la Fiorentina. O almeno ha avuto l'opportunità di avvicinarsi. Sì, però Luigi, a questo sono un po' d'accordo anche io. Ma nemmeno sognarlo. Il terzo posto, ma no, per sconfitta. Perché come l'ha buttate via la Fiorentina per avvicinarsi, è anche vero che le altre squadre che ci precedono hanno buttato via un sacco di occasioni. È chiaro, perché se no non è che si può arrivare tutti secondi e terzi. Il Napoli ha buttato via un sacco di occasioni per fare ulteriori punti. La Lazio ha buttato via prima. Anche noi abbiamo fatto qua. La Roma non se ne fa. Appunto, quindi siamo tutti allo stesso pari sotto questo punto di vista. Però la Fiorentina, se è dietro a Lazio, Roma e Napoli, un motivo c'è. Che motivo ci sia non lo metto in dubbio. Il merito è che dopo la sconfitta di ieri diventa non difficile, molto difficile. Diventa molto difficile, ma e poi l'Europa League è l'obiettivo primario. La Fiorentina è una squadra europea, è molto più europea che italiana. E lo ha dimostrato tutte le volte che va a giocare in trasferta in Europa, che comunque sia insegna calcio ovunque. Posso dire una cosa? Cioè, secondo me il discorso di Montella è stato quello. Lui ha provato a vedere di operare su tre fronti, va bene? Ha preso la scoppola a Napoli, ha preso la scoppola con la Juventus. A quel punto, molto probabilmente, la società gli ha detto: noi vogliamo un trofeo. E allora lui ha puntato tutto sull'Europa League, perché l'Europa League non ci dà soltanto la Champions League, ci dà un trofeo e ci dà la possibilità della Supercoppa. Quindi automaticamente è il principale obiettivo a questo punto, e lui si è reso conto che se si gioca tutte le partite con lo stesso ritmo ogni tre giorni non ha una rosa adatta per poter fare questo tipo di gioco. Anche a livello economico. È stata fatta una scelta, sei d'accordo con questo ragionamento, Cristiano? Ma è stata fatta una scelta dopo il risultato di ieri sera. Prima, a parole, non era stata fatta questa scelta. Quindi, sì, partendo dal presupposto che i calciatori vogliono tutti giocare tutte le partite, credo che purtroppo abbiamo preso delle tasse da pagare, come Rosi. Lazzari purtroppo non è stata capace la Fiorentina di sbarazzarsene, e quindi alla fine si sono palesati all'improvviso in una partita delicatissima, che tra l'altro introduceva un appuntamento europeo, e sono stati schierati non si sa per quale motivo. Poi alla fine non è che il capro espiatorio sono loro, però la Fiorentina aveva necessità di arrivare a questa partita con la Dinamo Kiev con molta più serenità. Cioè, lui ha detto una parola preoccupante, cioè ha provato, cioè Montella non deve fare esperimenti. Cioè, io credo che Montella si sia specchiato nel suo narcisismo con l'idea che attraverso lo schema di gioco che lui ha fatto, geniale, eccezionale, tutti i calciatori, cioè anche i giocatori mediocri, per non dire di peggio, potessero esaltarsi e creare un risultato. Non è così, perché non è un sistema di gioco adattabile a tutti i calciatori. Ci sono dei calciatori per cui, addosso a cui questo vestito
è cucito, che se lo metti a una donna, se ne parlando di vestito, con i fiancotti, non gli sta più bene, capito? Cioè non è un metodo che tu puoi utilizzare da una parte e dall'altra. Non è che la metti rosi, funziona con... Cioè, nonostante, se non sbagli se rigore... Se la stoffa è corta e tu la devi tirare... No, ma poi così. Però magari puoi... inserire un giocatore che ha giocato poco e non tre cambi, massimo tre. Ma sono anche a parlare perché non sta sbagliando il rigore, se il rigore non viene sbagliato. Io ribadisco di questi tre, uno ha fatto pena, in studio, restate con noi.